Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Come da indicazione stiamo prendendo la Valnerina perché oggi la nostra destinazione saranno le Gole del Sagittario. La Valnerina è una zona situata in Umbria e è tutta quella parte di territorio che costeggia il fiume Nera. È molto vicina alle zone di Norcia, Visso, Cascia ed è una delle strade più belle anche dell'intera Italia, possiamo dire. Una piccola novità di oggi è che abbiamo la Zaurrina. A destra le cascate delle Marmore, hashtag acqua bagnata. Abbiamo sbagliato strada. E se ve lo state chiedendo, sì, l'abbiamo sbagliata con tutto il navigatore. Ufficialmente è iniziata la Valnerina. Mamma mia, che serpentine! Bellissimo! Il programma della giornata prevede pranzo a un ristorantino nella zona vicino le Gole del Sagittario, visione della gara di MotoGP che non può essere saltata e poi ritorno. Sono riuscito a scoprire il motivo per cui il navigatore continuava sempre a spegnersi, come nel video in cui sono andato a San Galgano. Praticamente la basetta che doveva caricare il navigatore non funzionava, quindi l'ho portata dal meccanico per risolvere questo problemino. Effettivamente il navigatore adesso carica, ma magicamente non funziona più il clacson e inoltre mi hanno detto adesso che non funzionano neanche gli stop dietro. Quindi il meccanico mi ha fatto più danni che favori. Ah, mi sono scordato di farvi vedere che ho montato i telai paramotore che offrono anche una posizione di guida not bad. Siamo a Casette, forse ho capito perché il paese si chiami così, sono tutte piccole casette. Allora, anche questa zona pulla di coglioni. Non so come sia possibile, ma c'è puzza di sterco equino. E questa è una citazione di un video che girava nel 2006. Assaggia i nuovi biscotti Cuor di Merda, prodotti direttamente con i frutti della terra. Cuor di Merda vengono preparati con puro sterco equino. Quello, se non mi sbaglio, dovrebbe essere il Lago del Salto. Abbiamo deciso di fare la deviazione verso il Lago del Salto, che dovrebbe essere spettacolare da come me lo ricordo io. Minchia, è bellissimo. E ci stanno anche un paio di curve interessanti. Bello, 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 bello. Molto bello. Fortunatamente non abbiamo preso l'acqua, abbiamo dovuto anche fare un pezzo di autostrada, quindi diciamo che non mi sono perso niente. Adesso ci siamo ritrovati in questa stradina che è spettacolare. Questo tunnel è scavato completamente nella roccia. Thank you.
bellissimo. Sono la pelle d'oca, raga, è una delle cose più belle che abbia mai visto. Che figata. Ma guardate voi. Madre. Mamma mia. Non riesco a smettere di ripeterlo. Mamma mia, che bellezza. Scusi, una domanda. Bar Trattoria da Vittorio? Da Vittorio. Ok, grazie. Siamo arrivati a pranzo e ci vediamo direttamente dopo. Abbiamo finito di mangiare e ci stiamo dirigendo nuovamente verso le gole del Sagittario, che prima abbiamo visto soltanto di sfuggita, e stiamo sopra il lago di Scanno, che visto da quest'altra angolazione è ancora più bello perché ti si apre praticamente davanti. Pazzesco. Appena troviamo un posto ci fermiamo. Stiamo lasciando le gole del Sagittario, abbiamo fatto diversi video e diverse foto. Il tempo non ci sta assistendo, per cui torneremo verso casa tramite l'autostrada, e quindi penso che anche questo video possa finire qua. Salutiamo questo posto spettacolare che ci ha regalato veramente un'emozione unica. Io spero che questa avventura sia stata di vostro gradimento. Vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un commento o in alternativa un mi piace. Sotto in descrizione trovate il mio profilo Instagram, è il social che utilizzo più di tutti. Noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima avventura. Ciao Ticchi!